Possiamo iniziare davvero? Vabbè. Allora, la domanda che sorge spontanea, innanzitutto piacere di conoscerti perché la prima volta che ti vedo. Io sono Giuseppe Mazzone, volevo chiederti il ruolo che stai ricoprendo adesso nella squadra è completamente diverso rispetto a quello che ti potevi aspettare all'inizio della stagione, anche perché diciamo che hai avuto la possibilità, per la sfortuna dell'infortunio di Reynolds, di avere più minuti e di poter dimostrare che sei all'endemismo perché bisognava ricoprire una casella. Allora, come stai vivendo questo momento e cosa ti aspetti dal futuro? Sicuramente sono molto contento appunto di far parte di questo gruppo innanzitutto e di dare appunto una mano alla squadra. Sicuramente io sono andato, il coach comunque ha detto che di impegnarmi anche nel ruolo di play e grazie anche a lui comunque sto migliorando e cerco di farlo il giorno dopo giorno in allenamento, quindi di poter dimostrare che in partita mi deve dare una mano importante. Sicuramente mi fa piacere appunto ricoprire il ruolo di guardia, quindi di play, perché comunque è un ruolo abbastanza importante in una squadra e sfortuna pure che comunque David appunto è stato out con Scotty per queste partite, quindi ho dovuto appunto fare più minuti e alla fine comunque abbiamo fatto penso tre partite comunque abbastanza buone con Cantù appunto in casa con Venezia, anche con Nabo e Berlino, che comunque abbiamo disputato secondo me una buona gara, quindi adesso speriamo che domenica speriamo di dare il massimo di vincere la Pesa. È una curiosità, poi lascio lo spazio agli altri, ma l'impatto che hai avuto, no? Per un giocatore giovane come te, specialmente in particolar modo in Eurocup, l'impatto che hai avuto ti ha fatto capire che questa pallacanestro era un po' diversa dalla pallacanestro che magari immaginavi o avevi giocato fino a quel momento? Sì, sicuramente tra la 2 e la 1 cambia qualcosa, soprattutto anche con l'Eurocup, perché penso che ha un tasso di intensità in difesa e in attacco abbastanza diverso e più alto, quindi però sicuramente è stato un impatto abbastanza positivo perché poi alla fine siamo andati avanti in gruppo e hai la fiducia dei tuoi compagni, poi sicuramente l'emozione all'inizio c'è, però dopo man mano si va scemando, senso che... Grazie. Collegandomi a quello che avevo detto prima, passare da 6 minuti di media viene da 2, adesso invece stare regolarmente nella rotazione e giocare in Serie A con minuti importanti, anche con responsabilità importanti, com'è sia sul piano mentale ma anche da quello fisico, perché non era abituato a giocare così tanti minuti, adesso invece all'inizio stagione si è giocato parecchi minuti. Sì, dal punto di vista mentale sicuramente devi appunto fare uno step in più per giocare in Serie A, come anche il coach dice. Sicuramente l'intensità, ti ripeto, è maggiore, il livello è comunque più alto, quindi dal punto di vista fisico sicuramente alla fine sono anche giovane, quindi è anche ovvio che devo dare il massimo ogni partita, quindi fisicamente a me mi sento abbastanza bene e cerco di dare il massimo. Ti ripeto, comunque la Serie A e l'Eurocup comunque necessitano appunto di un'intensità maggiore, di una anche tatticamente, comunque tecnicamente uno step in avanti, quindi da parte mia cerco di dare il massimo, soprattutto il coach dice in difesa e di alzare l'intensità ogni volta appunto scendo in campo e sono contento di fare questo. Marco, come ti stai trovando prima? Siamo, andiamo. No, quindi si vuole dire abbastanza bene, anzi molto bene. Sono venuto qui come avversario, comunque sapevo che è una piazza dove appunto che ama il basket, dove c'è una giusta pressione anche per il giocatore, no? Giocare a vinto comunque ha una certa pressione, questo fa anche bene per quello dell'atleta giocare in questi contesti, quindi ti credo, mi fa piacere far parte di questo gruppo e di giocare appunto in questa città. Cosa racconti ai tuoi parenti e amici di questa città, della nostra realtà al di là? Vabbè, comunque siamo al sud, quindi a me comunque piace il sud, cioè
e quindi mi dice dopo allora, questo prima di questi giorni sono tutti raffreddati perché abbiamo ragione, ma ci può quasi andare a mare, e quindi sì, sicuramente no, è una città abbastanza, mi piace, cioè, tra i giocatori incontrati fino adesso, qual è che ti ha impressionato maggiormente dal punto di vista tecnico? Qui squadra di tutte le squadre, sia tra campionato ed Eurocup. Di quest'anno, vabbè, comunque abbiamo giocato contro squadre abbastanza importanti. Vabbè, come play un po' piace quello di Venezia, Mark Green. Però adesso mi è... Allora, mi giocavo contro la Garai, una grande spalla, che bellino. Sì. Ce ne sono tanti. Sì. Sì. Sì, una curiosità, il coach ci racconta sempre di un gruppo molto coeso, un gruppo molto unito, soprattutto adesso perché insomma siete ancora in emergenza infortuni. Volevo sapere se Reynolds oppure David ti hanno dato consigli fuori dal campo, oltre a quelli del coach, per affrontare la partita anche dal punto di vista come impatto mentale, se abbiamo visto tante volte anche in panchina, insomma, che non si dava dei consigli, se anche durante l'allenamento con il spogliatoio ti ha detto qualcosa in particolare. Sì, sicuramente Scott comunque ha insegnato dei consigli importanti, comunque è un giocatore abbastanza forte e bravo, quindi mi ha dato dei consigli. Con David comunque mi ci parlo molto, quindi sia poi dal campo che dal campo comunichiamo, quindi questo per me è solo una cosa positiva e importante, no? Prendere qualcosa da giocatori che comunque hanno un'esperienza abbastanza importante, quindi per me anzi mi fa piacere appunto mi diano consigli e sfrutterò in ogni occasione ogni consiglio dato. Grazie. Il livello dell'Eurocup è così diverso, così superiore rispetto a quello del campionato. Tu hai provato entrambe le cose, tra l'altro tua sorte è stata Gran Canaria, dove la situazione non era semplicissima visto il livello della squadra. C'è questo gap importante tra... o è soltanto un gap emotivo secondo te più che altro? Sì, secondo me, come ho detto tu, può essere anche un gap emotivo, però sicuramente ti ripeto, uno step in più si deve fare, non è un gap, comunque giochi contro squadre altri che atleti, comunque anche più fisiche, quindi trovi in circostanze comunque devi fare qualche sforzo in più, però ti ripeto, a volte anche fare uno step in più mentale ti permette di giocare contro determinate squadre, però speriamo di far vedere quello che tutti ci hanno capito, anche se siamo anche stati un po' sfortunati, no? Durante il percorso non ho capito perché mi ha giocato benissimo, mi ricordo a Reggio, quindi però speriamo bene. Volevo fare l'ultima domanda, una di quelle domande che piace all'allenatore quando fa il giocatore e viceversa. Come buchi, come se non te non sapeva giudicare, comunque si sa come allenatore, quindi un altro allenatore, una persona anche, comunque mi ci trovo abbastanza bene, quindi spero di continuare a lavorare con lui. Ieri scherzavamo perché hanno fatto vedere il buchi. Diciamo sanguigno nei time out. Quello è importante. Ogni tanto tu ti sei spaventato oppure. Vabbè, alla fine c'è il senso è anche. Per noi è anche positivo una cosa, che a volte sai stronarci, partite come con la Ligantù, in caso di Venezia è importante per noi appunto per dare il 110%. Quindi. Ma il 150 non male. A volte ci vuole. Così è, così è. Bene, grazie mille. Ok. Grazie. Ci sono altre domande, grazie mille. Allora, okay. Facciamo la domanda di Rico. Come sta la squadra? Sì, no, al di là di come sta la squadra, se riuscite a recuperare Cornu. Cerchiamo di recuperare Cornu e di recuperare Scott Reynolds. Ma perché non sta ancora. Cardillo. No, Cardillo sta bene, però chiaramente no, Cardillo ha già ripreso a fare l'allenamento con noi anche prima di Berlino. Il problema è che ovviamente è ancora dolente, la spalla è guarita dal punto di vista clinico, però è chiaro che è stata una botta veramente forte, una legnata notevole, per cui in questo momento anche se la spalla è guarita però c'è ancora dolore, non corre rischi, però è ancora un po' guardingo nei contatti, quindi si sta allenando con noi, però non è ancora libero di testa, diciamo, non è ancora
quindi non stiamo giocando da gioco con un po' di timore, di dolore, quindi... però diciamo che è in discesa, quindi è recuperato e farà parte dell'allenamento. Non so se ha la durezza in questo momento per fare minuti in partita, non lo so. David oggi prova, diciamo che la caviglia ha migliore mobilità, la caviglia però ancora un po' dolente, sicuramente via di guarigione, però non so se per domenica sarà disponibile o meno, una cosa che vedremo poi ovviamente sul campo. Spero di sì. Scotti prenderà un giorno sicuramente oggi di recupero dallo sforzo di mercoledì. L'ho visto fuori, ho visto che girava. Quindi qua c'era. Come? Dico, qua era presente. Sì, no, era presente. Il problema appunto è che ha giocato una partita molto intensa dopo tre settimane in cui faceva allenamenti mirati e allenamenti diciamo graduati. E quindi è chiaro che l'impegno è stato notevole. Purtroppo anche l'assenza di David ci ha un po' tolto la possibilità di farlo riposare un po' di più, quindi e anche la partita, perché era punto a punto, anzi sopra a poco della fine, quindi ovviamente è una partita da giocare, insomma, da provarci, per cui ha avuto sicuramente un impatto buono sulla gara, ma dopo fossero 3-4 settimane di non scendere in campo in maniera agonistica, però un po' ne ha risentito, credo che farà parte della gara di peso, dobbiamo un po' gestire il recupero di questi giorni, ecco, secondo me. Poi Zerini immagino che non abbia... Zerini dovrebbe oggi allenarsi e quindi diciamo che dei tre è quello che probabilmente forse soffre meno, diciamo che sono i tre giocatori più a rischio, diciamo. Ieri scherzavamo sul fatto che avevo detto che la partita di peso è una partita importante. Volevo motivare questa mia affermazione, perché giocare due partite in casa, faccio a meno, perché poi sei stato tu a farlo fuori casa, a farmelo notare, può portarvi un tesoretto importante anche alla luce del momento che state vivendo in campionato, che è diverso da quello che avete vissuto in Eurocup. Quindi avete provato a fare una sorta di a farlo capire alla squadra, oppure vivete la giornata visto anche l'infortunio? Dico sinceramente, come sai, ieri ho dato un giorno di riposo, perché i ragazzi sono un po' contati, come sappiamo, essendo di sicuro un gruppo particolarmente numeroso, ho preferito dare un giorno di stacco completo. Abbiamo fatto terapia, abbiamo fatto ovviamente le cose che servono per cercare di ottimizzare l'allenamento di oggi e domani, e quindi abbiamo fatto una partita sembra buona comunque, mercoledì siamo tutti d'accordo, credo. Ci è mancato ovviamente magari una rotazione in più, però insomma, la squadra ha fatto una buona gara, ha fatto una buona partita, e per cui ci sta bisogno di riposo. Quello che tu dici lo dirò alle 5:30, 5:15, quando faremo le donne più tardi, perché diciamo che stanno tenendo pesi, tiro un po' di fondamentali, l'allenamento che ci porta a Pesaro è oggi pomeriggio. Quindi da oggi si comincerà a pensare a Pesaro, però condivido che è una gara importante, ma come ci diciamo sempre, quella che viene è la più importante, poi sarà Avellino, poi sarà quella che viene dopo, poi sarà mercoledì a Reggio Emilia per la Coppa, quindi alla fine sono tutte importanti, però è chiaro che in questo momento di emergenza, di difficoltà, di aver strappato la vettura a Cantù, aver strappato in grandissima emergenza quella con Venezia, sono stati 4 punti d'oro, riuscire a fare anche il filotto con Pesaro per il campionato sarebbe sicuramente molto importante, quindi contro una squadra che secondo me è più in crisi di risultati che di gioco, ho giocatori che sono sicuramente di buon livello, in particolare i tre ragazzi sul primo sono veramente molto pericolosi, una squadra che ha sempre lottato fino in fondo con Trento, era veramente sopra anche al terzo quarto, quindi sappiamo che sarà una gara difficile contro una squadra che è molto migliorata rispetto a quest'estate. Non sarà una passeggiata, però andiamo per fare ovviamente una buona gara. Temi che ci possa essere un ritorno di un contraccolpo di natura psicologica in questo senso. Contro Venezia vi siete rincompattati perché c'era una situazione di difficoltà, era necessario tornare a vincere anche perché
si era perso in Coppa e vi siete uniti e avete, siete riusciti a trovare via vincente. Adesso andate lì con uno stato d'animo più tranquillo e andate a giocare contro una squadra che invece si trova nelle condizioni mentali probabilmente nelle quali eravate voi la scorsa settimana, nel senso che ha vinto poco, a Trento ha rischiato di vincere, anche loro hanno difficoltà ma hanno una struttura di squadra che è compatibile con una situazione di classifica diversa. Temi che ci possa essere un rilassamento psicologico in questa fase qui domenica sera? Guarda, se c'è una cosa che ti lascia un po' la coppa, oddio, guarda, secondo me sai, spero che a distanza di 5 partite fatte di coppa, la squadra abbia un po' assorbito la difficoltà di far vuota la strada alla partita. Non so se mi spiego. E ho tolto anche l'allenamento di ieri, che è il programma appunto per cercare di togliere, non dico altri, però sai, qualche scoria, qualche tossina in più. Ho dovuto veramente ieri riposare per cercare di preparare meglio il peso. E ho veramente specificato ai ragazzi che ha già anche riposo in più che d'altro per cercare di ricaricare le batterie sia fisiche che cose. Quindi credo che, e spero abbiano capito il messaggio, poi se preso lo sarà bravo, complimenti, porteranno a casa la partita, stringeremo la mano. Però credo che i ragazzi invece devono cioè fare la partita giusta, importante, con la modalità di chi vuole centrare il prima possibile l'accesso alla famiglia di Covitani. Prego. Riguardo anche l'Eurocup, ho l'impressione che la squadra è un po' affaticata, soprattutto nell'abituarsi al metro arbitrale, perché è completamente differente rispetto a quello del campionato italiano, sia soprattutto in attacco ma anche in difesa. Gli altri ci mettono le mani addosso legalmente, invece noi fatichiamo, infatti l'altra volta avevamo tanti problemi di falli, anche come nervosismo, poi la squadra ha preso tecnici sia nell'ultima gara ma anche in passato. Anche lei questa situazione l'ha capita? Beh, diciamo che di sicuro sai, squadre come Gran Canaria, come l'Alba Berlino, ma anche Budapest, sono squadre che hanno esperienze di coppa, più di noi, dei nostri giocatori, alcuni di noi hanno fatto la coppa, ma non tutti. Per cui effettivamente sai, un conto è che lo dico io, ragazzi, che il metodo più tardi è diverso, in coppa girano, sono più legnate, in coppa più fisico, è più duro. Un fischio viene fatto più tardi ed è motivo per cui qualche volta in allenamento cerco di spiegare che se non c'è un fischio da parte di Daniele e di Marco è perché io dico loro fischiare il meno possibile, perché bisogna abituarsi anche a giocare contro un arbitraggio che concede falli, quindi devi saperli fare e sapere anche prendere i falli. E quindi quello che tu dici in parte è vero, molto più fisico, diceva anche Mazzaioli, è molto più fisico, è molto più duro, molto più energico e è chiaro che non so se ci innervosiamo, di sicuro è diverso, è più difficile, perché è chiaro che quando prendi un fallo, una legnata, viene sanzionata, questo ovviamente non tutti dei nostri viceversa sono così furbi a saper prendere e dare le giuste contromisure. Il fallo che ha preso, la legnata che ha preso Cardillo, io l'ho fatto vedere alla squadra, mi sembra di, ve lo dicevo la settimana scorsa, se non erro, l'ho fatto vedere alla squadra il fallo che ha preso, o la botta che ha preso Cardillo, perché tra virgolette era un blocco neanche tanto illegale, era un blocco abbastanza legale, però l'ha steso. Questa è la fisicità dell'epoca, che è diversa completamente. Non è, anche per rispondere un po' alla sua domanda che ha fatto Mazzoli prima, ci potrà essere un aspetto emotivo, ma è molto diverso il livello di atletismo e di fisicità, perché in effetti l'intensità e l'atletismo e la fisicità che si mette in Eurocup è più elevata, perché in effetti giocatori esperti sanno che si può menare perché l'altro ti concede qualcosa in più e quindi effettivamente è un livello superiore. Non è un caso che lui abbia fatto più fatica, mentre lo dico l'Alba Berlino, di quanto l'abbia fatto con Cantù e con Venezia, che anche Venezia la squadra sta cercando di adeguarsi al metro arbitrale, però comunque il giocatore sa che Venezia in campionato sa che gli è concesso un po' meno dagli arbitraggi italiani, ok? Viceversa
una squadra che va a fare l'Eurocup, ma magari anche Venezia stessa che può avere esperienza con giocatori come Ressa, come Otra, come Goss, che ha fatto competizione internazionale, sa che possa andare in Coppa Milano. Noi in questa ancora un po' siamo un po' troppo polli. Mi auguro che adesso il giorno di andata sia finito, comincia il giorno di ritorno. Penso che andrà fuori qualche momento in più, che non vuol dire far male agli avversari, ma adeguarsi a un momento arbitrale che ti è concesso. Allora, a parte il tuo umore post partita quando perdi è proprio visibile all'occhio nudo, no? Beh. Tu credi che dopo queste 10 partite di Eurocup potrebbe avvenire anche la squadra possa continuare ancora questa avventura? Potrebbe potenzialmente avvenire. Ma tu credi che l'esperienza acquisita in queste 10 partite, che sono sicuramente state molto importanti almeno fino ad oggi per la tua squadra, potrà essere un pacchetto da distribuire anche? Allora, speriamo di farne altre. Ok, quindi di sicuro, insomma, se speriamo di avere anche la tranquillità e il numero giusto per poter affrontare le partite nel migliore dei modi. Questo veramente lo dico anche per i ragazzi, perché si impegnano tanto, lavorano tanto e onestamente meriterebbero anche di fare qualche partita a ranghi completi anche per essere un po' gratificati. Certo. Del lavoro che fanno. Quindi questo mi farebbe piacere per tutti, ma in particolare per i ragazzi. Però di sicuro sì, di sicuro è una... sai, ti permette di giocare in partite di livello elevatissimo contro squadre di primissima fascia europea e di conseguenza il fatto che noi ce la stiamo giocando praticamente sempre, a parte Gran Canaria, dove comunque pur senza Scotti eravamo comunque meno 10, meno 12, non è che eravamo così massacrati, poi alla fine il divario è stato elevato, però eravamo rientrati fino a meno 10, meno 11 nel secondo tempo. Credo che effettivamente è un bagaglio di esperienza importantissimo, anche perché mi sembra che stiamo pian piano adeguandoci pur nelle nostre difficoltà, perché la partita unica, vera, fatta completo, quella di Reggio Emilia, e sappiamo che abbiamo giocato una buona gara, perdendo di 3, dopo in effetti eravamo sempre in emergenza. Malgrado questo abbiamo sempre provato a fare la partita e credo che alla fine abbiamo il giorno di ritorno per provarci, ce la faremo, cioè ce la metteremo tutta, poi dopo vediamo, però di sicuro penso che sarà un patrimonio che ci porteremo dietro comunque, che si vada avanti o meno. Adesso non vorrei che tu ti adombrassi più del sole, ma vorrei dirti una cosa. Alla luce di questo tratto ascendente nel gioco di squadra, che sta migliorando a vista d'occhio, almeno per me così, poi magari per qualcuno, tu credi che questa squadra con un altro giocatore, uno da tagliare e uno da innestare, potrebbe acquisire ancora più consistenza nel campionato italiano? Non ti adombrare, ma è normale che te la faccia. Sì, no, ti dico, ti riferisci alle quattro lunghi o guardie? Parlo di lunghi, chiaramente, perché le guardie credo che ti diano, credo, poi potrei anche sbagliare, credo che ti diano sicurezza. Guarda, ti dico la verità, sì, è vero, tanto parliamo. Sicuramente sai il fatto che Gaggi sia arrivato in condizioni non buone, questo ovviamente è stato un danno per lui ma per tutti. Hai perso 3 mesi? Ha già messo 3 mesi a diventare un giocatore, adesso è il giocatore che comunque va visto in passato e che Alessandro aveva seguito e che effettivamente è un giocatore, poi non è giocatore, forse non è Dunston o però è un buon giocatore, che si vede quando ha la palla in mano, sa cosa può fare, è un buon giocatore. Il problema è che fino adesso abbiamo avuto ovviamente un ragazzo che era nettamente fuori condizione. In più abbiamo avuto anche l'infortunio di Scotti che ha amplificato questo problema, perché è chiaro che quando hai un reparto che ha un po' di difficoltà e in più ti sbanca di playmaker, è chiaro che questo problema viene amplificato. Quindi adesso cerchiamo di recuperare sia Terry che Scotti. Dopodiché penso che anche la società sarà disponibile a verificare se si possono fare miglioramenti senza voler crocifiggere nessuno, senza voler dare la croce addosso a nessuno,
se capiterà l'occasione, come dice sempre il Presidente, la società valuterà se poter fare un altro passo. In questo momento ti dico dove in effetti secondo me la squadra non sta giocando male, anzi che abbiamo dovuto ogni volta adeguarci. Cioè, io ho visto il fratello scendente, almeno io lo giudico così. Sì, ma siamo cresciuti fino a quando c'era Scotti, dopodiché è uscito, gli abbiamo trappolato un attimo perché effettivamente abbiamo fatto le partite un po' così, però poi ci siamo ripresi e abbiamo cominciato a giocare abbastanza bene, quindi proprio perché probabilmente anche nel parco comunque cominciava a migliorare, quindi magari prima eravamo così con Scotti, poi pian piano siamo assestati. Secondo me dobbiamo un po' recuperare gli infortunati e credo che dopo potremo fare delle valutazioni serene quando effettivamente abbiamo una squadra che è completa. Non l'abbiamo mai avuto praticamente, prima perché in effetti lunghi, un gadget in particolare c'era ma non era in condizione, poi si è fatto male Scotti, poi si è fatto male anche Delic, quindi cerchiamo di recuperarli. Con la distanza sono 6 partite, comprese quelle, oltre quelle di Eurocup, che abbiamo visto soltanto una mezza volta il giocare in intera squadra. Sì, fino a direi a Sassari. Poi, fino a Sassari al 38esimo minuto, dopodiché effettivamente la squadra. Credi che anche questo alto e basso di Caggi possa dipendere da questo stato di cose o è un momento suo? Di Kenny Caggi? Sì, sì. Credo che sia il giocatore che ha un po' fatto così, nel senso che è un ragazzo che sicuramente non fa della continuità la sua dote migliore. È un ragazzo che vive delle emozioni, a volte positive, a volte negative, e ogni tanto può anche effettivamente fare questo tipo di gara. Magari ti fai 20 punti e 10 di base una volta, ma è capace anche di fare 5 falli con un tecnico come l'altro. Inspiegabile poi. Però sai, purtroppo è un ragazzo di 25 anni che ha fatto esperienze diverse negli ultimi anni, dove se fosse stato probabilmente anche costante, probabilmente anche forte mentalmente, unito al talento che ha, forse non sarebbe qui. Perché è un 2-11 che tira, che gioca a pallacanestro, che ha questa mobilità, diciamo che se avesse anche un rendimento costante, probabilmente sarebbe stato di un giocatore di un livello diverso. Questo ragazzo qua l'anno scorso ha giocato playoff, ha fatto qualche volta 9 minuti, qualche volta non ha giocato per niente, qualche volta 25 minuti, appunto per questa sua incapacità di essere costante, e questa è una cosa che secondo me curi con l'esperienza, curi giocando tante partite come sta facendo adesso. Probabilmente questa continuità nel giocare forse lo porterà a maturare, questa è la speranza di tutti. Ok, grazie.